alla Recchi di Salerno, Salernitana 2, Pescara 4, Salernitana che nei primi minuti del primo tempo si porta addirittura sul doppio vantaggio, però vantaggio episodico perché tutti e due i gol, il primo di Pucino al 13esimo, arrivano su calci da fermo, Pucino uno degli ex in campo in casa Granata, l'altro era appunto Schiavi. Pucino appunto riesce a sfruttare di testa un calcio di punizione proprio di Vitale. Lo stesso Vitale qualche minuto dopo, diversi minuti dopo al 34esimo, su calcio di rigore riesce a trasformare e dunque a dare il doppio vantaggio. Calcio di rigore causato da un tocco con un braccio in piena area di Gravion. Il Pescara però riesce subito a pareggiare con Mancuso al 37esimo. Un gol molto bello quello di Mancuso, si chiude quindi con il risultato di 2-1 nel primo tempo, poi nella ripresa solo esclusivamente Pescara che al settimo minuto del secondo tempo pareggia, un gol in condominio tra Antonucci che aveva tirato verso la porta e anche Scognamiglio che era lì sulla riga, probabilmente Scognamiglio ha toccato anche il pallone, però un pallone che era destinato sicuramente in fondo al sacco. Noi abbiamo dato il gol ad Antonucci, poi magari non sarà così. Fatto sta che il Pescara in quel momento si trovava sul 2-2, aveva acciuffato il pari. Poi si è scatenato letteralmente Mancuso, ma soprattutto anche Marras sulla fascia destra. Mancuso ha portato con la testa avanti il Pescara all'11esimo della ripresa e poi al 36esimo ancora Mancuso con un gol bellissimo. Se avete modo di rivederlo sicuramente con le immagini di questa sera nel corso della domenica sportiva, un gol davvero bellissimo che ha premiato questo giocatore, è stato il suo giorno, il suo pomeriggio. Tra l'altro al Pescara nel corso dell'incontro è stato annullato anche un gol che sarebbe stato il momentaneo pareggio da parte di Gravion per un fallo non di Gravion ma di Scognamiglio, il pareggio dell'1-1 nel primo tempo, e poi c'è stato un palo clamoroso colpito da Marras e anche un'occasione sciupata in maniera maldestra da Macin. Insomma, questo per dire che il Pescara ha ampiamente meritato questo secondo successo esterno stagionale a distanza di due mesi. Era il 19 ottobre appunto in casa della Spezia, battuto per 3-1. Oggi il 30 dicembre, ultima gara di questo 2018, anche ultima gara del girone di andata, il Pescara ha battuto 4-2 alla Recchi la Salernitana.